In 68 anni era successo solo 3 volte. Ed è successo di recente per la 4ª volta. La regina Elisabetta ha parlato alla nazione per far sentire la sua vicinanza in questo periodo di pandemia che sta profondamente stravolgendo le nostre vite. La regina Elisabetta ha tenuto di recente un discorso in televisione e questo fa capire quanto la situazione attuale sia straordinaria. La sovrana ha voluto far sentire la sua presenza ai suoi sudditi, ha voluto dar loro forza, ha voluto rinnovare in loro la speranza. Non a caso la regina era vestita di verde, il colore simbolo della speranza, speranza di uscire a testa alta, quanto prima, da questa situazione angosciante. Quelli che verranno dopo di noi potranno dire che i britannici di questa generazione sono stati forti come ogni altra, ha detto la sovrana 94enne che è in isolamento al castello di Windsor insieme a suo marito il principe Filippo. Le reazioni dei suoi cari non hanno tardato ad arrivare. Il principe William e la moglie Kate Middleton, per esempio, hanno manifestato tutto il loro supporto. Poco dopo la fine dell'intervento della regina, i due hanno condiviso un post con una sua citazione. A didascalia di una foto che ritrae la sovrana in primo piano, Kate e William hanno scritto: "Dovremmo consolarci del fatto che, mentre potremo avere ancora molto da sopportare, giorni migliori torneranno. Staremo di nuovo con i nostri amici, staremo di nuovo con le nostre famiglie, ci incontreremo di nuovo." Un gesto pieno d'affetto che mostra quanto i duchi di Cambridge in isolamento con i 3 figli ad Admiral sentano la mancanza della famiglia riunita. E Meghan e Harry come hanno reagito? In nessun modo. Solo con il silenzio. Un silenzio pesante. Pochi giorni dopo il divorzio ufficiale dalla famiglia reale, avvenuto il 31 marzo 2020. Harry e Meghan non hanno detto nulla dimostrando di non voler sostenere né la regina né il popolo britannico. Con il loro gesto non hanno fatto che sottolineare la distanza tra loro e la famiglia reale, della quale ormai non fanno più parte. Un fatto che era parso evidente già dalla scorsa settimana quando Harry aveva deciso di non tornare a Londra, nonostante la malattia del padre. Harry non si è preoccupato e, insieme alla moglie, si è trasferito a Los Angeles, città dove vive la madre di lei.